credo che il film sia piaciuto, a me insomma, penso che abbia dato delle emozioni di questo mondo in cui particolarmente il regista focalizza il tema degli ultimi e ne abbiamo visti tanti. Adesso inizia l'approfondimento e ringrazio davvero Mastro Raffaele, che è un giornalista e un esperto conoscitore della realtà africana, da dove va e viene, mi pare proprio, e Gianfranco Giudice, che invece insomma, inizierà questo dibattito e ovviamente il dibattito è aperto a tutti voi. Abbiamo la possibilità di approfondire dei temi che sono all'ordine del giorno della vita politica nazionale e quindi vale la pena, se qualcuno ha delle cose da chiedere, ha degli approfondimenti da fare, approfittare della presenza dei nostri cari ospiti. Passo subito la parola a Gianfranco. Allora, grazie a tutti, grazie agli organizzatori, grazie a Raffaele Mastro che è con noi questa sera, che appunto ci dà un contributo, essendo un conoscitore della realtà africana in particolare, comunque in generale delle problematiche anche relative all'immigrazione. Insomma, io partirei dal film, dove anche con anche con una chiave che a volte è anche quella di ironia, insomma, che permette spesso di affrontare anche le questioni più drammatiche in maniera apparentemente leggera, in realtà toccano anche temi che sono temi importanti, temi di fondo. Ecco, uno dei temi riguarda proprio le relazioni con le persone, cioè nel senso che di fronte a problemi enormi, drammatici, insomma, che compaiono appunto nel film, in particolare appunto le guerre, insomma, il tema della guerra, appunto la Siria, poi in realtà non una soluzione a questi drammatici problemi, però una via d'uscita che è comunque sempre possibile e nella quale si può sperare, insomma, anche il titolo del film poi mi pare evochi proprio questo aspetto, un volto della speranza, e poi il fatto che esistano sempre, appunto, come spesso il protagonista Khaled, insomma, a un certo punto in alcuni dialoghi compare, insomma, ecco, una brava persona, delle brave persone, come dire, che in alcuni le abbiamo anche viste appunto in opera, insomma, in scena durante il film, permettono comunque di contenere almeno parzialmente la cattiveria, in qualche modo l'odio che compare altrettanto appunto nel film, anche se compare anche, diciamo così, tutto sommato con aspetti anche, diciamo, caricaturali, insomma, fondamentalmente rispetto invece a quello che poi è la trama di fondo. Ecco, questi sono alcuni dei temi fondamentali, però appunto così vengo subito alla prima questione, no? La prima domanda, cioè, ovviamente ce ne possono essere tantissime, poi io ne farò magari un paio, come giustamente diceva Rosangela, allarghiamo anche la possibilità di fare anche domande alle persone che sono presenti. Ecco, il tema della guerra, insomma, ecco, cioè questo che rispetto alla vicenda drammatica, insomma, le questioni epocali legate appunto alle migrazioni che sono, che esistono appunto da quando esiste l'uomo, da quando esiste la storia dell'uomo, insomma. Ecco, però, ecco, sulla guerra e sul tema della guerra, a un certo punto c'è un passaggio appunto nel film in cui viene respinta la richiesta, no? Perché appunto dice no, ma le condizioni insomma, non sono tali, insomma, ecco, quello è un aspetto appunto. Ecco, le condizioni non sono tali, insomma, quali sono le condizioni in realtà di un continente dove si conoscono alcuni aspetti, si conoscono alcune realtà, quello che si conosce, ma in realtà poi non si conosce, come il fatto che una quota consistente di persone che fuggono, appunto, cercano di fuggire, tra l'altro soltanto una percentuale limitata in Europa, perché poi dopo ci sono le migrazioni anche all'interno appunto del continente africano, sono determinate proprio dalla guerra, e questo è un tema enorme che ha riguardato la storia dell'Europa anche fino ad anni recenti, e che riguarda oggi, diciamo, il rapporto fra il sud del mondo e il nord del mondo. Ecco, io partirei un po' da questo tema, che mi sembra un tema
importante, un tema bruciato. Sì, effettivamente quel punto del film in cui lui chiede asilo viene da Aleppo. Poi il film è, come avrete visto, sui tempi sembra ambientato negli anni 50-60, invece è oggi. Quando lui tanto è vero che quando gli chiedono, quando lui dice chi ha tirato il missile sulla mia casa, elenca tutti, compreso Daesh, quindi l'ISIS, lo Stato Islamico. Quindi il film è oggi, e quel contrasto tra lui che chiede asilo perché vive ad Aleppo, Aleppo lo sappiamo tutti, è stata una veramente delle città martiri della guerra in Siria. Aleppo è rasa al suolo. Io mi ricordo, c'ero stato 20 anni fa, in una città grande, molto bella, veramente attraente, e anche per me 20 anni dopo immaginare che fosse rasa al suolo era veramente qualcosa di... E Aleppo poi era una città veramente multietnica. Noi facciamo fatica, noi europei, a vederlo, perché sono tutti bianchi, ma era veramente una città multietnica, perché arrivavano dal Caucaso, dal Medio Oriente, dal Maghreb. E quel contrasto, lui chiede asilo perché viene da Aleppo, la sua casa è stata distrutta da un missile, e l'asilo non gli viene dato. Guardate, questa è una cosa abbastanza frequente. Oggi, non voglio esagerare, ma oggi chi viene da Aleppo, chi viene dalla Siria, chi viene da situazioni particolari ha quasi automaticamente l'asilo. Anche in Italia. Il problema tante volte sono i tempi. Però a volte questa burocrazia nella quale finiscono i migranti, a volte è così surreale che anche di fronte a un fatto eclatante non si ottiene l'asilo. E allora ci sono i ricorsi, e allora quella burocrazia si ingigantisce ancora, e quasi sempre quella burocrazia è quella che fa tante volte considerare insopportabili gli arrivi. Una persona che sta in un centro di accoglienza per 2 anni e non può fare niente, deve solo attendere ed essere assistito, molto spesso male, bene. Quella persona in 2 anni può finire dappertutto, può subire tutti i richiami possibili, anche quelli meno utili poi per la sua situazione e per la società in genere. Ecco, questi sono una serie di problemi. Poi la domanda in specifico, la guerra. La guerra è uno dei motivi per i quali i migranti si muovono, ma guardate, non è l'unico. Anzi, direi che tra i motivi che spingono la gente a muoversi, la guerra è, dal punto di vista numerico, non il principale motivo. Noi facciamo questa distinzione che secondo me è un po'... le leggi la fanno, che secondo me è un po' surreale, un po' fuorviante, non ci fa capire il problema tra migranti economici e migranti che scappano perché sono in pericolo. Però guardate che lo raccontavo prima, anzi vi racconto un fatto che mi è capitato e che fa capire quali sono i motivi principali per cui la gente si muove. Africa, viaggiavo in Repubblica Democratica del Congo, viaggiavo con un congolese e stavo andando a Kisangani, che è una grossa città della Repubblica Democratica del Congo orientale.
una città molto grossa, ma per arrivarci bisogna attraversare un pezzo di foresta pluviale. Mi sono fermato in un villaggio che avrà fatto 800 abitanti. Viaggiavo con un congolese, mi sono fermato lì 3 giorni, in questo grosso villaggiotto, e a un certo punto quello con il quale viaggiavo mi dice: guarda, c'è un ragazzo che ti vuole parlare. E io sapevo già che cosa mi avrebbe chiesto. Il ragazzo si presenta, 25 anni, si presenta con un traduttore, perché lui parla solo Swahili. Quella parte di Africa è una parte di Africa dove si parla questa lingua molto diffusa in Africa orientale, lo Swahili. Si presenta con un traduttore perché ha bisogno di qualcuno che traduce quello che lui dice in francese perché io capisca. E naturalmente mi dice, mi chiede: voglio venire in Italia. Non c'era la guerra, eh? Questo era un grosso villaggio dove non c'era nemmeno la fame, si viveva abbastanza bene, la foresta pluviale dà abbondantemente da vivere, si coltiva un po' di manioca, qualche ignam. Vicino ci sono, quella è la regione dei grandi laghi, ci sono laghi e fiumi dove si può pescare, per cui non... Però questo ragazzo mi dice: voglio venire in Italia. Non parla francese, è analfabeta, non sa leggere né scrivere. Gli ho chiesto se aveva la patente, non ce l'aveva. Ho guardato il villaggio e ho fatto fatica anche solo a pensare di dirgli che non doveva venire. Quel villaggio veramente era la morte civile per un giovane, eh? E non è come qui, un giovane che nasce nell'Interland, qua, con pochi soldi prende un treno e va nella grande città. Lì no, non ci sono strade, un viaggio anche abbastanza breve costa un sacco di soldi per chi è sul posto. Bisogna muoversi in gruppi e bisogna soprattutto avere un fuoristrada, non sono cose frequenti. Quindi, analfabeta, non sa leggere né scrivere, non ha la patente. Io non sono riuscito a dirgli che non doveva venire, non sono riuscito a dirgli né una cosa né l'altra, gli ho impastrocchiato su qualcosa e me la son cavata. Bene. 4 anni fa ho saputo che lui è arrivato. Capite? Non li ferma nessuno. E quel villaggio lì era la morte civile. Ora, quando noi andiamo in Africa, tante volte come turisti, rimaniamo, per esempio, ammaliati di fronte ad un villaggio, ai bambini, alla vita comunitaria che tante volte vi si scopre. Bene, ma pensate che quella è la vita di tutti i giorni per un giovane. Ma lui va via. Lui vuole avere una chance. E come si fa a dirgli no? Ecco, quelle sono le grosse motivazioni che spingono i migranti a muoversi, sono certamente la guerra. E in Africa ce ne sono tante. Parlo di Africa, sembra... parlo di quello che conosco innanzitutto, ma anche perché i migranti in Italia oggi sono africani, arrivano con la rotta mediterranea. Qui Khaled ha descritto ad un certo punto quella che era la rotta balcanica, quindi il traghetto che porta in Grecia, in Europa, il sogno. Quella rotta lì è stata chiusa. In quella rotta lì c'è un paese come la Turchia, che è un paese forte, importante, con uno Stato che c'è, e quindi lì è stato facile fare un accordo per l'Europa. Ti do, Turchia, tanti soldi, qualche miliardo di euro, 5, ma tu fermi i migranti. Tu possibilmente non li fai imbarcare, e quando anche si imbarcano, se non hanno diritto all'asilo, te li ributtiamo di qua. Per la rotta africana questo non c'è.
L'Italia ha cercato di farlo, ha costruito in Libia un fantoccio, il premier di Tripoli, al-Sarraj, che controlla veramente un pezzettino di Libia, il pezzettino di Libia da dove partono i migranti. E abbiamo istruito la Guardia Costiera Libica, gli abbiamo anche dato delle imbarcazioni per fare questo mestiere. Non è più l'Italia che ferma i migranti, che li salva in mare, non è vero, perché poi succede ancora, però non è più l'Italia che fa questo mestiere, lo fanno i libici e li ributtano in Libia. Domanda: ma noi li facciamo salvare perché tornino ad essere delle persone che non hanno praticamente diritti? Perché poi Libia è così, e la Libia non è la Turchia. Provate ad immaginarvi, vedete, in un film come questo si vede quanti giri, quanti traffici, quante cose deve affrontare una persona che si muove e che non è nessuno, non ha documenti, non ha più famiglia. E i migranti non hanno più famiglia, anche se ce l'hanno ancora. Bene, devono avere dei molti buoni motivi, vi assicuro, ce li hanno quelli che vengono da una guerra, ce li hanno anche quelli che non vengono da guerre ma vengono da una situazione come quella africana, che è un continente che nonostante tutto continuerà a sfornare qui migranti. Volevo riagganciarmi a quest'ultima cosa che ha detto Raffaele per fare quest'altra domanda. Che tocca, diciamo, un aspetto più politico, se vogliamo, perché poi insomma, che riguarda l'Europa ovviamente, non solamente l'Italia, insomma, perché è un problema che ha una dimensione che va ben al di là di quelli che sono gli stati nazionali. Cioè, le dinamiche demografiche in Africa sono quelle che tutti conosciamo, insomma, e fondamentalmente poi la storia e poi anche la politica è determinata dalla demografia, perché poi non è che ci siano molti, diciamo, cioè l'aspetto materiale, il che vuol dire che da qui alla fine del secolo che è appena iniziato, insomma, che è iniziato da qualche anno, le previsioni si parla, insomma, di 3-4 miliardi, insomma, di abitanti. Allora, la domanda molto semplicemente è questa: cioè, l'Europa che si chiude come una fortezza fondamentalmente, cioè, al di là di quelle che sono appunto le scadenze elettorali sulle quali ciascuna forza politica, cioè, molte forze politiche pensano appunto di lucrare dei consensi, o a livello europeo i governi appunto cercano di fronteggiare le opinioni pubbliche, però insomma, se la realtà è questa, in che cosa può sperare l'Europa fondamentalmente? Cioè, non è che speriamo che passi la nottata, se voglio dire. La nottata è una nottata che dura 100 anni, una nottata che, cioè, la nottata non è una settimana, cioè, qual è la speranza? Qual è perché anche poi le ipotesi che vengono appunto sbandierate anche in modo propagandistico dell'aiuto a casa loro, insomma, eccetera, ecco, sono che pure hanno un fondamento di realtà, perché certo nella prospettiva è ovvio che non si può immaginare il trasferimento di un continente in un altro continente, però in ogni caso nell'immediato questo aiuto, cioè, ha dei tempi che sono tempi lunghi, cioè non è che si può immaginare che in un anno. Quindi la cosa che lascia sconcertati, appunto, al di là degli aspetti, in che cosa, diciamo, si spera, che cosa si immagina di fare, insomma, ecco, qual è la prospettiva, se i problemi sono questi, se appunto la distinzione tra il migrante politico, insomma, il profugo, e il migrante economico ha un elemento di astrazione, perché effettivamente la realtà è quella che appunto hai anche accennato, alla quale anche accennato prima, che non permette di fare queste distinzioni. Insomma, questo è un aspetto, direi, molto molto importante. Cioè, noi ci chiudiamo, dopodiché cosa succede, insomma, ecco, nella prospettiva, in che cosa si spera, ecco, debba succedere appunto nell'immediato futuro, insomma. Ma io sono quasi certo che nel lungo periodo, cioè se
l'Europa spera che i migranti arrivino, ne abbiamo bisogno. L'Europa è un continente vecchio dove ci sono più persone in pensione di quanti lavorano e che con il loro lavoro dovrebbero pagare le pensioni. Ma non lo sto dicendo io qui, non è una supposizione. Il presidente dell'INPS, Boeri, un mese fa ha esattamente detto questo. La Merkel ha detto chiaramente che la Germania ha bisogno di 40.000 nuovi lavoratori all'anno, altrimenti le pensioni dei tedeschi non potranno essere pagate. Quindi io credo inevitabilmente che l'Europa spera che i migranti arrivino. Il problema qual è? Il problema è che chi fa politica, i politici, hanno un modo di guardare il mondo che è veramente molto corto. Loro non pensano a loro pensano al prossimo mandato, alle prossime elezioni. Allora avrete immaginato tutti, perché non siamo gli ultimi arrivati, ma è chiaro che oggi in Italia si è deciso che il problema immigrazione è il problema sulla quale si gioca le prossime elezioni, perché altrimenti non ci sarebbe motivo. Guardate che i numeri sono qualcosa che non consente di parlare né di invasione né di situazione di emergenza, no, affatto. Il grande record dell'anno scorso di arrivi, 181.000, era un record che riguardava il fatto che l'anno prima ancora ne erano arrivati 176.000, quindi qualche migliaio, poche migliaia in più, su una popolazione di 60 milioni di abitanti. Ma di cosa stiamo parlando? In Italia muoiono più persone di quante ne nascano. Abbiamo un saldo negativo, e guardate, un paese che ha un saldo demografico negativo non va bene. Significa che ci sono più persone vecchie, tante persone vecchie, troppe persone vecchie e pochi giovani. È un paese che si rinnova poco, è un paese in cui l'economia ne subisce di una situazione di questo genere. In totale, in due anni, 2015-2016, vado a ricordi, ma sono più o meno quelli i numeri, l'Italia ha perso 300.000 persone. Saremmo stati in saldo negativo di 300.000 persone. Fortunatamente sono arrivati i migranti, che ci hanno fatto salire, e abbiamo un saldo positivo per ognuno di questi due anni di circa 20.000 persone. Ora, ma è possibile che questa sia un'emergenza? E poi guardate, ma le migrazioni sono la storia dell'umanità. Le migrazioni hanno plasmato il mondo, lo hanno fatto così come lo conosciamo. Non è che avviene oggi e dunque è un'emergenza, è sempre andata così. Noi italiani abbiamo offerto al mondo negli ultimi qualche decina, nell'ultimo secolo facciamo, diverse decine di milioni di migranti. Beh, questo continuerà ad avvenire, avverrà ancora, ma gli albanesi che sono arrivati nei primi anni 90, qualcuno sa che fine hanno fatto? Sapete cosa fanno? Gli idraulici, i meccanici lavorano da qualche parte, hanno aperto fabbrichette. Sembrava un'invasione, ma no, vengono assorbiti. Ripeto, l'Europa è un continente vecchio, l'Europa è un continente di persone prudenti, attente, un po' paurose, perché poi quando costruiamo questi castelli e li dobbiamo difendere, viviamo sempre un po' nella precarietà, se dobbiamo difendere qualcosa. Quindi
facciamo fatica a vivere il presente, il futuro è una minaccia, facciamo le assicurazioni, raccogliamo, teniamo da parte i soldi, eccetera. L'Africa, 1,5 miliardi di abitanti, il 60% ha meno di 15 anni. Ma cosa volete che facciano? Che non vengano? Ma verranno. Che cosa dobbiamo aspettarci? Noi dobbiamo aspettarci, dovremmo cercare di avere una politica capace di affrontare una questione come questa. E non è che perderemo le nostre tradizioni, che mangeremo la manioca invece che il risotto. No, non succede così, non va così, non è mai andata così nel mondo. Dobbiamo avere una politica che sappia affrontare un problema come questo, sapendo che non è che regoliamo noi, non è che noi riusciremo a tenere al loro posto 1 miliardo di africani. Ma come? Quindi questo è una cosa che avverrà. Guardate, il fatto che noi in Italia vediamo questo problema sotto l'ottica dell'emergenza è una scelta della politica, è una scelta del momento, è una scelta di opportunità. Noi dovremmo essere informati, coscienti di quello che accade, consapevoli, conoscere quali sono i problemi. Perché poi guardate, questa questione del... se parlo troppo fermatemi, ma questa questione dell'immigrazione, nelle questioni mediatiche, nel come viene trasmessa, è qualcosa di veramente a volte un po' sconcertante, sconcertante per me che faccio questo mestiere. Per esempio, tante volte si dice, ma insomma, se un viaggio costa così tanti soldi dall'Africa qui, 7, 8, 10 mila dollari, ma allora sono ricchi, perché non investono nel loro paese? Guardate, non è così. Vi faccio l'esempio e poi vorrei, mentre vi faccio questo esempio, che voi calcolaste più o meno quanti soldi produce un migrante. Non per pagarsi il viaggio, quanti soldi produce il fatto che ci sia bisogno di muoversi. Per esempio, l'Italia riceve soprattutto, la prima etnia è i nigeriani, è ovvio, è il paese più popoloso d'Africa, sta proprio sotto quella che è la rotta mediterranea e quindi è ovvio che quel paese ci sforni molti più migranti. Ma per esempio c'è un caso, il Gambia non fa 2 milioni di abitanti, è una spina infilata nel Senegal, un enclave messa lì, un mostro dei confini geografici del colonialismo.